Brutte teste di cazzo! Terzo ed ultimo giorno, al posto di stare qua a cicerare a guardare l'enduro in TV, andiamo a dare gas! A cicerare! Froci! Cicerone che cicciare! Dai, su! Io ho gasato il bagno! Cioè. Hai intasato il bagno? Gasato! Ah, gasato! Allora, andiamo o no? Ascolta, siamo in ritardo! Lezioni di tecnica! Ah, lezioni di tecnica, cosa c'è là? Oggi gasto solo 11 volte! Cioè qua non sono bastati due giorni di raduno. Qua si va alle 7 del mattino, si guarda sta roba. Culo assù e via. Terzo giorno, via. X, terzo giorno. Il terzo giorno è girato. Vogliamo fare una fatica giorno. Che schifo. Ciao Gian Blues. Ciao Gian, un saluto a Gian, a suo fratello, a John che è stato operato il giorno in cui noi siamo partiti. Un saluto a tutti quei froci che non sono venuti, perché poi alla fine chi non è venuto è un frocio. C'erano loro molto contenti che non sei venuto, ragazzi. No, dai, poverini, no. Lui arriva fino alla fine del round 3. Nicchio, al terzo giorno, dopo aver mollato due volte, oggi finalmente è qua. Cambia espressione oggi. Oggi cambia espressione. Oggi cambia. Perché Nicchio è come Chuck Norris. Nicchio, fammi uno sguardo serio. Fammi uno sguardo allegro. Cioè, stai lì. Sì, felice. Uno sguardo da colloquio di lavoro. Sì, felice, ha fatto sì. Sì. Dai, è uguale a Chuck Norris, identico. Identico. Sembra sempre che debba morire da un momento all'altro. A volte lo guardo dentro il casco e dico figa, no, muore. Sta morendo. E invece magari è contentissimo perché è appena salito su una mula impestata. Invece è cazzo. Guarda io. Gaga! Questo non è coso. Ecco qui il nostro round 3. Questo qui era Enricone, eccolo qua. Una boa. Un minimo di preparazione prima della partenza del terzo ed ultimo giorno. Un po' di grasso di qua, un po' di grasso di là, un po' di grasso nel girovita. Puffi. C'è da mettere un po' di benzina a coso, perché sennò rimaniamo a piedi ancora. Anche io sono a secco completamente. No, abbiamo subito qua il distributore, ragazzi. Ma sì, ho da farlo io. No, non è andato a farlo, gliel'ho dato io un litro dalla mia. Infatti sono entrato in riserva strada facendo. Ragazzi, guardate che favola di agriturismo. Cioè, non avete idea, siamo stati da Dio. Ognuno aveva delle stanze con la cucina, bellissimo, bellissimo. Siamo stati benissimo. Non abbiamo dormito un beato cavolo di niente, però... Ma non capisco, Enrico, perché sei in borghese? La tua moto nuova di pacca ti ha abbandonato? Hai deciso allora di rimanere a casa? Amici, forse è un KTM? Forse è un KTM? Amici, completamente fuori strada? 450, come mai non parli? Mai usato. Nuovo, eh? Nuovo. Guardato come scivolate, funziona bene. Guardalo lì! È vero, devi cambiare, Enrico, devi cambiare! Amici! Complimenti, eh! Bella moto! Ieri sera fino a luna a chiacchierare la Yamaha. La mia Yamaha non mi ha mai lasciato a piedi. Guarda, certo, hai parlato, secondo chiacchierone! Me, ma che c'è la sua moto? Certo. Invece loro sono quelli che vanno su. Oh, ma voi capite, amici, tutti zitti? Ragazzi, d'altronde è così, KTM ti lascia per strada, Sì, certo, stanotte. Io so che la tua è caricata su un furgone, tra l'altro della Beta. Tra l'altro su un furgone Beta. Se questo non è un segno del destino, vuoi ringraziare qualcuno per l'acquisto della moto? Vabbè, era rodaggio. Rodaggio. 300 km, 4,59 del 2009 a piedi. 4,59. Mi sa che Bozzi ha fatto qualcosa l'altra sera. Ascolta, hai visto dove abbiamo messo il GPS? Abbiamo messo qua. Temporale, abbiamo la posizione. Hai visto che roba? Troppo tecnologico, Max. Va bene, possiamo continuare, dai. Andiamo? Andiamo. Oh! Basta. Vai tranquillo, è tutto ok, eh? Allora, la manopolina in mano al posto dell'uccello. E il radiatore come messo? Qui ragazzi, si andava su a cannone, ha preso un'imbardata a paura. Vivi sulle disgrazie altrui. Vabbè, corvo di merda. È ovvio, è normale che sia così.
Il ragazzino lo sta aiutando, eccolo lì. Eccolo lì che solleva con una mano. Figa. Con una mano. Aspetta, aspetta, guarda. Fufi, Fufi! Aspetta, mettiamo il fil di ferro adesso. Vediamo in che condizioni è il radiatore. Il radiatore è a posto. Prima! Beh, bella, eh! Bello! A posto, perfetto! Le risvitiamo, aspetta. Vanni! Siamo solo all'inizio, stai tranquillo. La nostra guida. La targa per l'appunto c'era? Sì, sì, l'hanno tirata su. Va bene, sistemiamo e andiamo. Rad 3 ragazzi, il terzo giorno, la fine, oramai siamo rimasti in pochi, ecco Noè, Noè, Herman, pietraie, fango, guadi, vai Vanni la nostra guida, sono caduto! Vai! 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 Eccoli tutti in fila! Guardalo! Guardalo! Il gas gas per Jam Blues! Guardalo! Grande! Vai Nicchio! Vai Fufi, vai! Ed ecco gli ultimi! Guardali! Grande, vai! E vai! Questo qua è un fuggiasco, ragazzi! È scappato da Firenze, si è unito al gruppo così improvvisamente e ce lo siamo ritrovati in mezzo! Adesso vado! Spengo perché non ce la faccio più. Oh Napo! Ma che stai facendo? Che stai facendo, Napo? Forza, dai gas! Guarda che ero dietro fermo come te. Devi solo dare gas! Devi solo dare gas! Forza! Forza! Ragazzi! Ci riprova Napo! Vitto e Napo! Vitto! Violentissima Lusquarna 5-10. Violentissima. Sono due bestioni, due motoroni. Una dual e un 5-10 Lusquarna. Eccolo, eccolo cattivo, eccolo. Non mollare il gas. Tienilo aperto. Bravo Vitto. Non ce la fai, lì non ce la fai. Ok, aspetta. No, vado io, Fufi. Fufi, Fufi. Fufi, Fufi! Eri in prima, Vitto? Aspetta! Roberto! La nostra guida che chiude il gruppo! Grande Roberto! Grande stile! Grande Roberto! La nostra guida toscana! Bravo! Bravo!